Carissime studentesse, carissimi studenti, a circa 3 settimane dall'inizio della cosiddetta fase 2, i dati riguardanti la diffusione del virus sono incoraggianti e lasciano ben sperare. Dobbiamo però continuare a rispettare il distanziamento sociale e utilizzare le mascherine. Ma è anche importante prendere coscienza che sarebbe illusorio pensare di ritornare alle normali attività in condizioni di rischio zero. Questo significa che dobbiamo convivere con questo virus, anche se noi tutti auspichiamo che la sua circolazione possa non soltanto ridursi, ma terminare. Quindi siamo chiamati tutti ad un graduale ritorno alla normalità, innalzando il nostro livello di attenzione. L'università si sta attrezzando per il vostro rientro in Urbino in condizioni di sicurezza, perché l'esperienza universitaria è fatta di relazioni e non è pensabile di operare sempre in modalità a distanza. A breve saremo anche in grado di avviare un monitoraggio su base volontaria che riguarderà il personale della nostra università eseguendo i test sierologici rapidi e, quando necessario, anche il tampone, grazie alla possibilità di eseguire l'esame diagnostico presso il nostro laboratorio di biologia molecolare che è stato autorizzato dalla Regione Marche. Questa azione ci consentirà, nel rispetto della privacy, di valutare la circolazione del virus ed eventualmente attivare tempestivamente le misure di contenimento. Questo servizio gratuito, sempre su base volontaria, potrebbe riguardare anche voi studenti e l'attenzione che l'ERDIS e l'Università desiderano rivolgere a tutti voi per una ripresa della normale vita universitaria ed un rientro in sicurezza nelle strutture residenziali e rassicurarvi sul vostro stato di salute. Non è la sola cosa che stiamo facendo. Con l'amministrazione comunale stiamo valutando la possibilità di disporre di un numero maggiore di aule. Inoltre stiamo lavorando per introdurre modalità di didattica innovativa. Vogliamo cogliere questa opportunità per rendere la nostra università sempre più attrattiva, con servizi finalizzati a migliorare i percorsi formativi. Una vera città campus inserita sempre di più in un contesto internazionale. Sono consapevole che questa pandemia di Covid-19 abbia aggravato la condizione economica di tante famiglie. Il nuovo decreto, che contiene misure per il rilancio del Paese, prevede interventi importanti a favore del diritto allo studio. Su questo però mi riservo di informarvi tempestivamente nelle prossime settimane. Concludo con l'augurio di rivedervi quanto prima in Urbino.